esiste una comune abitudine che rallenta la dieta e riduce il dimagrimento. Si tratta dell'orario di cena. Mangiare tardi fa ingrassare. Lo rivela uno studio che sarà presentato sabato a Endo 2019, l'incontro annuale dell'Endocrine Society a New Orleans. Precedenti ricerche hanno suggerito che il ritmo di alimentazione e sonno sia legato all'obesità, ha detto l'autore principale dello studio, Admin Zaman, dell'Università del Colorado a Denver. Tuttavia, pochi lavori hanno valutato tempo dei pasti e durata del sonno negli adulti con obesità, e non era chiaro se mangiare più tardi nell'arco della giornata fosse associato a una durata del sonno più breve o a chili di troppo, ha aggiunto l'esperto. I ricercatori hanno usato tre tipi di tecnologia per registrare il sonno, l'attività fisica e le abitudini alimentari dei partecipanti. Lo studio, durato una settimana, ha incluso 31 adulti in sovrappeso e obesi, età media 36 anni, 90% donne. Così i ricercatori hanno scoperto che, in media, tutti i pazienti e le pazienti mangiavano nell'arco di un periodo di 11 ore durante il giorno e dormivano circa 7 ore a notte. Le persone che cenavano più tardi andavano a letto dopo, ma riposavano le stesse ore degli altri. I ricercatori hanno visto però che chi cenava più tardi aveva un indice di massa corporea più alto, spia di sovrappeso e obesità, e un maggior grasso corporeo. Ora il team intende cercare di capire se anticipare l'ora di cena può ridurre il rischio di obesità. Per approfondire http://www.meteoweb.eu/2019/03 Alimentazione, ecco l'abitudine che rallenta la dieta e riduce il dimagrimento /1.240.596/7 e